Noi ci avviciniamo alla società presente con cuore di apostoli. Essere fedele e inconfondibile servo di Dio, ecco l'unica e più grande mia aspirazione. Il mio lavoro ha per scopo l'evangelizzazione, continuazione della missione affidata dal nostro Divino Redentore. Siamo e dobbiamo essere uomini di sacrificio. Quando la volontà del Signore è manifesta, da veri uomini di sacrificio, prestiamoci incondizionatamente. Quanto a me, fin da questo primo giorno amo assicurarvi che non risparmierò le mie povere forze, servo di tutti e di ciascuno, quando lo richieda il bene dell'Istituto, delle missioni e di ognuno di voi. Per avere uno spirito veramente missionario, allo spirito religioso bisogna aggiungere qualche cosa di più specifico e determinato, perché dobbiamo dirigere tutta la nostra vita all'evangelizzazione. È questo che deve dunque diventare vita della vostra vita, anima della vostra anima, l'aspirazione del vostro cuore. Ed allora, o in patria o in missione, tutta la vostra giornata e le vostre azioni saranno pervase da questo spirito missionario. Ne gusterete la dolcezza, ne sopporterete i sacrifici, ne godrete il premio per avere, in qualche modo, cooperato secondo le vostre forze a condurre anime a Cristo. Queste parole ve le rivolgo come un saluto ed un semplice ricordo che possa di quando in quando ripresentarsi alla vostra mente come se io stesso venissi a dirvi
avanti con coraggio. La vittoria non è di chi comincia, ma di chi persevera fino al compimento finale. Il mio pensiero è che anche dopo la scomparsa continuerei a prendere l'interesse all'opera vostra, come se fossi presente. Auguro che le benedizioni del Signore accompagnino e valorizzino, seguite anche dalla mia benedizione particolare, che vi renda felici nel Signore.